Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Supergrafica. Come vedete oggi mi sono attrezzato anche con un microfono nuovo, quindi spero che l'audio sia ottimo rispetto agli altri video. Ho fatto una collezione, ma non è questo quello di cui voglio parlarvi. Quello di cui voglio parlarvi è che fa veramente molto freddo. No, non è neanche questo. In realtà mi è arrivato il G920, come vi avevo detto, che è il fratellino, cioè fratellino minore, no, è lo stesso, praticamente identico, cambia giusto in qualche piccolezza rispetto al G29. Come potete vedere è distrutta la scatola perché l'ho preso usato, l'ho trovato a 120 euro importato, cioè in realtà 110 più 10 di spedizione, importato dalla Spagna, e quindi eccolo qua. Vado a provarlo la prima volta, a spacchettarlo. In realtà l'ho aperto prima solo per vedere che non fosse vuota, quindi lo andiamo a spacchettare per prima cosa e abbiamo il nostro G920, bello bello pesante devo dire rispetto all'Ori. L'Ori è molto più leggero e anche bello massiccio, bella anche la pelle, profuma di pelle. C'è bello anche questo in alluminio, mi piace molto, le palette anche, ma queste magari le andremo a vedere dopo. Abbiamo oltre a questo il manuale per il montaggio, i vari cavi con l'alimentazione che vado a mettere qui di lato, manuali su manuali che mi serviranno questa volta. Qui abbiamo invece, facciamo così, la vediamo direttamente, la pedaliera, eccola qua, massiccia. Quella dell'Ori non pesa neanche lontanamente come questa, vi dico la verità. Poi dopo vedrete anche un po', diciamo, quello che ne penso e le differenze rispetto all'Ori, perché questo comunque dovrebbe essere tutt'altra fascia. I pedali mi piacciono, sì. Il freno è bello, bello duro il freno. Anche no, la frizione è un pochino più morbida, sono andato veramente giù. Qui abbiamo, è plastica. Qua sotto, se non ricordo male, esattamente, abbiamo questo, se usate il tappetino, ora non so se lo vedrete, comunque si ha dei piedini. E poi là sul volante sotto abbiamo un avvolgicavo con tutti i connettori. Il connettore è un VGA, banalmente il connettore utilizzato è un VGA per la pedaliera. Vado a mettere da parte anche questa e vi faccio vedere da vicino più questi prodotti e poi vado a montarli e a provarli, sperando che funzioni, perché dopo tutto sono usati. Qui abbiamo la nostra pedaliera, i manuali che mi vado poi, andrò adesso a leggere anch'io, a parte questo più che altro è un montaggio dove si collegano le varie porte. Qui abbiamo questi cavetti, il cavetto di alimentazione che ora andrò a spacchettare, e qui abbiamo il nostro volante. Sentite un po'. Abbiamo 900 gradi di rotazione da un lato e chiaramente, cioè 900 gradi di rotazione totali. Eccoli qua. Qui abbiamo le due palette. Mi avvicino. Il suono è ottimo e niente ragazzi. Vado subito a montarlo. Ah, l'ultima cosa che volevo farvi vedere è l'avvolgicavo qua sotto. Abbiamo questa comoda cosa avvolgicavo che sull'Ori ad esempio non c'era, una chicca in più. È vero che uno li avvolge magari con degli elastici o comunque con qualsiasi cosa, delle fascette, però se c'è la chicca non è male, perché pare un po' una giungla, diciamo, se non avete una postazione fissa. Andiamo subito a montarli. Ok, il volante è montato, adesso andrò a testare che funzioni, quindi è una cosa un po' accidentale, nel senso più che altro provvisoria, come vedete lì c'è la pedaliera dell'Ori. Volevo farvi vedere questo, come funziona, praticamente ha dei ganci qui laterali che quindi andranno a stringersi sotto e una volta stretti, quindi avvitando, si possono nascondere premendo. Se premete forte, come vedete, rimangono giù. Lo stesso vale per di qua, anche se personalmente io non credo che, diciamo, utilizzerò questa cosa, ma probabilmente li lascerò sopra, tanto non mi dà noia. Ma partiamo subito con le differenze tra le due pedaliere. La prima, che già si nota a colpo d'occhio, è la frizione. Infatti l'Ori non ha la frizione, mentre invece il Logitech ha la frizione. Ma non è assolutamente soltanto questa la differenza. Ci sono notevoli differenze, soprattutto per quanto riguarda la qualità.
Lo si sente dal peso, quella dell'Ori è veramente leggera, si alza con nulla, invece quella del Logitech, devo dire che, come vedete, sto sforzando letteralmente, è bella pesante. E questo che cosa permette? Permette di poterla utilizzare, diciamo, più agilmente, più facilmente rispetto a quest'altra dell'Ori, perché quella dell'Ori tende, essendo molto leggera, quando si va a premere un pedale, a muoversi, come vedete, invece questa è più difficile che si muova. Ha comunque diciamo del grip sotto, quindi ha degli spunzoni che sono perfetti secondo me da mettere sopra ad un tappeto. Se invece non avete un tappeto, ecco qua che c'è un punto a favore, l'unico secondo me punto a favore per quanto riguarda l'Ori, ovvero il retro, che vi faccio vedere subito. Come vedete l'Ori è piatto. Ok, l'Ori è piatto, e infatti io avevo utilizzato, come avete visto nell'altro video, avevo fatto, arrangiato una pedana apposita. Mentre invece la pedaliera del G920, come vedete, è fatta a zeppa. Quindi se voi andate a fare una pedana da mettere dietro, purtroppo che cosa farà? Questa pedana salirà qua sopra. Ok, e quindi tenderà a scivolarvi. Il consiglio che vi do io, che ho trovato, diciamo, la soluzione migliore, è stata quella di utilizzare un tappeto. Oltre a questo, i pedali, diciamo, sono praticamente identici sull'Ori, mentre invece abbiamo una frizione relativamente morbida sul Logitech, un freno che devo dire è veramente duro, molto duro, è difficilissimo farlo arrivare a fine corsa. E poi abbiamo un acceleratore che invece è morbido, quello più morbido tra tutti. Il consiglio che vi do io in entrambi i casi è di utilizzarli scalzi. Il vero problema è che il consiglio che mi ha dato in realtà un mio amico che si chiama Fabio è di utilizzarli scalzi, sì, ma il Logitech è anche fattibile utilizzarlo scalzo. Questo, come vedete, è anche un pochino più rovinato perché l'ho utilizzato con le scarpe. Perché? Perché questa parte qui sotto i piedi è veramente molto fastidiosa, veramente molto. Ecco qua la parte che vi dicevo, come vedete ci sono proprio degli spunzoni che andranno poi, se avete un tappeto, diciamo a fare grip. Ma andiamo a confrontare anche quelli che sono i due volanti. Alla vostra sinistra vedete l'Ori e invece alla destra vediamo il G920. Diciamo che come forma già del volante sono abbastanza simili, anche come grandezza. Quello che cambia, secondo me, di diciamo più comodo tra i due è questo, ovvero i gangi che abbiamo, perché qui abbiamo due gangi in realtà, anche se poi il meccanismo è unico, simile a quello delle selle delle biciclette, che è un pochino più noioso, diciamo, ecco, e ingombra anche leggermente di più, mentre invece questo tende a ingombrare di meno. Oltre a questo, per quanto riguarda l'Ori, abbiamo semplicemente un cavo di uscita USB e poi un cavo che praticamente è simile al doppino telefonico in entrata, che è la pedaliera. Di qua invece abbiamo ben tre cavi. Subito la prima cosa che vi salta all'occhio sicuramente e che io ho adorato è questo passacavi, questo alloggiamento con passacavi che vi permette di avere un buon cable management, perché voi passate, arrotolate qui tutto il cavo in eccesso e poi il resto lo passate fuori, e questo è veramente comodo. Cosa che invece non mi è piaciuta, per modo di dire, è che chiaramente ha bisogno di un'alimentazione ausiliaria, quindi abbiamo qui un'alimentazione a 12 volts se non ricordo male, con relativo alimentatore che occupa una decina di centimetri, che questo, ecco, un pochino fa storcere il naso, però vabbè, pazienza. Poi abbiamo la possibilità di aggiungere il cambio, che io al momento non ho, che è praticamente un semplice attacco VGA maschio, e di qua invece abbiamo un altro attacco VGA femmina, che è per la pedaliera, per l'appunto. Oltre a questo abbiamo anche il cavo, questo qui, che è il cavo USB, che va in uscita. Non ho ben capito questa cosa, perché praticamente abbiamo l'USB, però abbiamo questo connettore particolare, probabilmente per l'Xbox, non avendola purtroppo non posso darvi conferma, però abbiamo poi il cavo USB che è abbastanza lungo. Allora, come stavo dicendo poco fa, andiamo a vedere subito per quanto riguarda gli attacchi. Quindi andiamo a montare il nostro Ori, che andrà aperto in senso antiorario, svitato, inserito, dopodiché questa levetta andrà diciamo stretta, ok? Mentre andiamo a montare
il nostro Logitech. E ora vi svelo, diciamo, non un segreto, però un trucchetto per chi magari come me non era abituato a questa cosa, ovvero praticamente andiamo a stringere le due parti sopra. Vi consiglio sempre di fare una cosa, ovvero di montare, dicevo, il volante, di stringerlo bene alla vostra scrivania e poi di collegare l'USB. Perché? Perché quando noi andiamo a collegare l'USB, per l'appunto, che cosa succede? Che il volante si calibra, quindi quando vado ad attaccare l'USB, il volante inizia automaticamente a girare, come potete vedere. E quando gira e si calibra, se non l'avete ben stretto saldo alla scrivania, vi vola, letteralmente. Mi stava per volare in terra la prima volta che l'ho fatto, purtroppo. Quindi il consiglio mio, tra l'altro, è diciamo, quando voi lo accendete, di prendere, staccarlo, quindi non accendere mai il PC con il volante attaccato e poi attaccarlo in un secondo momento. Potete chiaramente farlo, però ricordatevi sempre questa cosa, altrimenti rischiate il volo per terra. Passiamo al confronto vero e proprio tra i due volanti. Per quanto riguarda le specifiche, qui abbiamo un volante con vibrazione, un massimo di 270 gradi di rotazione, quindi questo è il massimo che riesce a raggiungere, e non abbiamo il force feedback. Da quest'altro lato invece abbiamo ben 900 gradi di rotazione massimi, quindi riesce a fare diversi giri, come potete vedere, sia da un lato che dall'altro. E oltre a questo abbiamo force feedback, però c'è la mancanza della vibrazione. Per quanto riguarda invece la dotazione dei pulsanti, devo dire che è uno dei pochi punti a favore dell'Ori. Infatti, sinceramente, già lo vediamo da qui, ci sono molti più pulsanti rispetto a quello che è il G920, e lo specifico perché il G29 personalmente ha molti più pulsanti. Io per una questione di prezzo ho preso il G920, anche se in realtà in genere come prezzo da nuovo più o meno è uguale, di conseguenza conviene magari più un G29, anche perché ha, oltre al G920, ha anche i LED sopra che saranno ad indicare i giri del motore, che anche questo non ha, ha semplicemente questo LED con il pulsante Xbox. Quindi lato pulsante, secondo me siamo messi meglio qui, perché abbiamo questi vari pulsanti, poi abbiamo quest'altri che sono R1, R3, L1, L3, poi abbiamo questi che simulano simulano acceleratore e freno, sono gli stessi duplicati praticamente. Poi abbiamo il selettore da sopra, che possiamo andare a modificare l'utilizzo di questi qui, cosa che invece di qua non c'è, ad esempio. Questa cosa, diciamo, che è uno dei punti di forza che secondo me diciamo ha in più l'Ori. Poi per il resto personalmente è molto meglio questo. Quindi finiamo il confronto con l'Ori e andiamo a vedere lui come se la cava in game. Quindi andiamoci a fare una gara e vi faccio subito vedere come se la cava. Vi consiglio di regolare, diciamo, come più vi piace il force feedback. Io ad esempio, grazie ad alcuni consigli di alcuni amici, ho, diciamo, regolato e tolto un po' la forza delle gomme, che vi faccio subito vedere. Ad esempio, come vedete, io ho messo a trito dei pneumatici a 10, questo poi lo dovete regolare anche un po' in base a quello che vi piace. Quello che vi consiglio è di non mettere un force feedback molto alto, per il semplice fatto che dovrete farvi i muscoli. Catetto! Comunque sia, il motore tende a scaldare se lo usate per molto tempo con un force feedback molto alto, perché giustamente i motori comunque si sforzano. Quindi io personalmente un po' di realismo giustamente ci vuole, però non troppo. Questo poi va a gusti personali. Software, eccolo qua. Possiamo andare a regolare. Possiamo regolare una serie di cose. Possiamo andare a regolare l'ampiezza del, diciamo, la rotazione. Ok, io nei giochi la maggior parte ho regolato 540, nei giochi tipo Formula 1 vi consiglio di regolarli a 270, che poi è quello effettivo, diciamo, per una maggiore simulazione. Alcuni giochi magari potete metterli anche a 900 gradi, però io personalmente non credo che, cioè, io personalmente non mi piace molta rotazione, perché comunque anche avendo la paletta qui, magari per chi fa drift o altre cose ci sta. Poi anche questo va un po' a discrezione. Possiamo regolare la forza della molla di centratura. Possiamo anche andarla a togliere. Sarebbe praticamente questo. Un attimo, eccolo qua, andiamo a regolare a zero.
come vedete rimane qui. Se io adesso vado a regolarla, in base alla forza che gli diamo, lui arriverà più velocemente, come vedete. Se invece gli diamo meno forza, ci metterà un po' di più. Io personalmente una buona media secondo me è 15-20. E poi vabbè, possiamo andare a regolare la sensibilità, anche la sensibilità dei pedali, come vedete. Ecco, quello che dicevo prima per l'appunto è il freno, che adesso lo sto praticamente premendo, come vedete parto via con la sedia. Vi consiglio anche una sedia con delle ruote che si blocchino, e personalmente arrivo a metà la corsa. È possibile volendo utilizzare anche la frizione come freno, però personalmente preferisco più realistico in questo modo. Detto questo, ritorniamo al nostro gioco e mettiamo subito una gara. Apre 30, 1 sinistra stringe. Buona fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, via. 1 destra, molto lunga. Apre 30. 1 sinistra stringe. Apre. 2 sinistra. In 3 destra. Apre. 1 sinistra stringe. E svolta, 3 destra, svolta immediata, 4 sinistra sul finale, 3 destra lunga, non tagliare, apre, 2 sinistra stringe, non tagliare. Come vedete, adesso vi farò vedere quando vi andrete, che ne so, a schiantare. Guardate, vedete? Vedete come fa? Vi dà proprio veramente una botta forte, ma anche qualsiasi inasprità, come vedete, tocco leggermente il terreno. Vedete, ora magari sono in prima, tende lui a girare, come vedete, eccolo qua. E questo lo potete regolare, questa è una cosa che secondo me è molto carina, chiaramente sullo sterrato, quando andate, guardate, l'oscillazione, ora, ecco, vedete, proprio tende lui a girare. Quando andate invece sull'asfalto la situazione cambia, adesso vi faccio vedere su un gioco, diciamo, di simulazione. Eccoci qua, vi faccio vedere un attimo qualche settaggio su Formula 1 2018. Andando qui, io sinceramente ho praticamente tolto il force feedback. Ho messo quasi tutto al 5%. Personalmente è molto duro anche al 5%, la vedrete. Nelle curve è quasi impossibile. Vi consiglio, come dicevo prima, di impostare l'intervallo a 270 gradi, quindi forzarlo da qui a 270 gradi. Poi, niente, adesso vi faccio vedere un po' come si guida. No, scherzo, in realtà molti di voi probabilmente saranno anche meglio di me. Partiamo qua, quarti. Andiamo in grassa, così non so se è una buona idea sprecarla da subito. So, poi siamo sul bagnato, abbiamo spinto fuori. Vedete, è molto duro più che altro, ecco, vedete? Ho dovuto usare veramente molta forza, nonostante sia al 5%. Però tende, come vedete, è molto sensibile a 270 gradi, quindi dovete andare proprio, diciamo, un altro stile di guida, chiaramente, rispetto a quello del Trelli. Quindi, ragazzuoli, giungiamo alle conclusioni. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio. Allora, personalmente vi consiglio anche Lori, però dovete un attimo capire voi quanto giocate ai giochi di simulazione, quanto ritenete che sia importante la simulazione per l'appunto. Perché se magari giocate di tanto in tanto, beh, vi consiglio Lori che costa di meno, fondamentalmente. Se invece giocate molto spesso, allora vi consiglio un G29 G920. Se invece non volete badare a spese di prezzo, beh, c'è una mancanza oltre ai pulsanti che Lori, diciamo, riempie, ovvero la vibrazione. Ebbene sì, perché comunque si avviene simulata una sorta di vibrazione quando praticamente il volante vi dà con il force feedback, vi spinge in qua e in là. Però fondamentalmente io personalmente ho trovato due cose utili nella vibrazione. La prima è il cambio marcia, perché per assurdo quando andate a cambiare marcia, su Lori sentite quel feed di vibrazione che, non so, vi rendeva l'idea di cambio marcia, proprio perché anche quando andate a cambiare in un'auto la marcia, che sia manuale o automatica, sentite quella spinta, sentite insomma un po' il motore. Quindi personalmente quello mi manca leggermente. E in questo caso io vi consiglio un G923, che si sta tra l'altro anche abbassando di prezzo piano piano, ho visto, sta scendendo sui 300 euro. E non è niente male, visto anche che questi G920
e G29 stanno un pochino salendo purtroppo, e anche giustamente, diciamo. Quindi personalmente, beh, la pedaliera senz'altro un'altra storia e tutto quanto. Vi consiglio, riassumendo, queste tre cose: Ori se giocate poco spesso e se non avete poi tutta questa bisogno di simulazione, quindi giocate un giocatore della domenica, ok? Invece vi consiglio un G29 G920 a buon prezzo, quindi per me un buon prezzo personalmente dare 180 euro in giù, che okay, magari anche usato garantito, non lo so, o usato comunque da un amico. E invece, se non badate a spese, vi consiglio un G923. Ovviamente ora sto parlando solo di Logitech, quindi vi consiglio anche la controparte. Quindi la controparte si parla di Taskmaster, cioè un T150RS, magari che è una pedaliera migliore, o un T300, che è, diciamo, paragonabile a un G923 all'incirca. Detto questo, è ottimo, vi abbiamo fatto vedere l'unico difetto che ho trovato io su questo modello, però sentendo un po' a giro è un po' un difettuccio che hanno un po' tutti i G920, G29, ovvero che a freddo tendono un pochino a fischiare leggermente, secondo me è la mola di centratura, però fondamentalmente, come avete visto anche adesso giocando, non si sente assolutamente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di essere stato il più esaustivo possibile e ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Ciao ciao a tutti da Supergrafica. Anzi, mi stavo dimenticando, iscrivetevi, ragazzi. Se non volete perdervi i prossimi video, dovete iscrivervi, attivare la campanella e soprattutto iscrivervi al canale Offerte, perché offerte come questa, io l'ho pagato 120 euro, beh, le trovate sul canale Offerte. Quindi niente, vi saluto di nuovo. Ciao ciao a tutti.